Sì. Solo che sono fatto cattivo, poi la sera. No, ma l'idea, poi vado. Del basket
italiano ed era già anche il basket mondiale, quindi questo mi ha avvicinato ancora di più allo sport, seguire le vicende della Ferne Branca, della presidente Bandiera, mi ricordo, perché poi a Pavia c'è stata forse la prima presidente donna, no, del mondo del basket, quindi già è un evento anche importante per Pavia, già Pavia era sui giornali quotidiani sportivi, era citata, no? come esempio di una squadra con una presidente donna, c'era anche la presidente Achilli del Pavia Calcio, quindi abbiamo avuto due donne, forse siamo stati i primi in Italia. Ma e poi quando il sindaco mi ha dato la delega allo sport, devo dire che si è sempre sentito parlare, no? La fama di Oscar Pavia è sempre rimasta nel palazzetto, dice il palazzetto era strapieno quando c'era Oscar. Quindi non si trova, bisogna andare a prendere i biglietti, acquistare i biglietti per vedere le partite di basket, bisogna andare a metà settimana perché poi c'è l'Oscar e quindi vuol dire i biglietti non li trovi più. Quindi è rimasto sempre un po' un sogno che avevamo, ne avevamo parlato con Barbara di fare un regalo ai tifosi della pallacanestro di Pavia e quindi far tornare Oscar a Pavia, salutare Pavia, salutare la squadra, salutare i suoi ex compagni di squadra. E ci abbiamo provato 2 anni fa, poi purtroppo era scoppiata la pandemia, quindi abbiamo dovuto desistere da questo progetto, ma non l'abbiamo abbandonato, da te nella prima occasione, come dicevi tu l'altro giorno, quando ho chiamato l'altro giorno, sapevamo di Oscar Caserta, e ho parlato con il sindaco e con Barbara prima ho chiamato Barbara, dovrò sentire se riusciamo a organizzare, e ce l'abbiamo fatta, in pochissimo tempo ce l'abbiamo fatta a farlo venire a Pavia, lui è arrivato ieri, riparte domani, quindi anche lui ha fatto veramente uno sforzo notevole e noi lo ringraziamo, perché comunque arrivare a Pavia con un viaggio grande. Lui è già tutto organizzato, domani riparte da Roma, quindi abbiamo dovuto fare tutto in fretta e furia, organizzare anche gli incontri con i tifosi, voi potete immaginare in queste giornate e mezzo in cui è stato a Pavia, le fotografie, la gente che lo reclama, la gente che gli vuole parlare, la gente che lo riconosce, siamo stati in giro, sono stato con lui un giorno e mezzo e devo dire che le fotografie, ieri l'altro giorno abbiamo riservato una sedia per le foto, arrivavano i tifosi, c'era la sedia, abbiamo riservato una sedia per le fotografie, quindi abbiamo fatto veramente questo sforzo, siamo contenti di averlo fatto, siamo contenti della partecipazione del pubblico, di tanti tifosi che sono venuti a salutarlo. Pensiamo di aver fatto un regalo a Pavia, ma è tifosi di basket, ma anche di aver fatto un regalo ad Oscar. Io adesso lo vedo qui, quando è arrivato, l'ho visto, è il momento in cui l'ho visto più emozionato in questi 2 giorni pavesi, è veramente emozionato, sono contento di aver fatto un regalo anche a lui, fargli ritrovare i tifosi, il palazzetto dello sport dove ha giocato e i suoi ex compagni di squadra. Allora, anche noi sarebbe piaciuto che facessimo un regalo a Oscar dopo che Barbara Bandiera ci avrà detto cos'è invece Oscar per lei. Guarda Carlo, io sarò molto breve. Cosa ha significato Oscar a Pavia? Per me, allora, 31 anni fa, un sogno. Oggi, un ulteriore sogno che si è coronato, perdonami. Ma io direi che chi più di loro può dire cosa ha significato Oscar a Pavia? Grazie, grazie a tutti per il tempo che ci. Allora, io venendo qui ho pensato una cosa, ho comprato questo e adesso vorrei chiederti una cosa, a cominciare dal sindaco, da Barbara Bandiera, Pietro Crivi, vorrei che qua sopra tutti voi o molti di voi scriveste cos'è stato Oscar per voi, poi troveremo certamente il modo di farvi avere questo. Siete d'accordo? Bravo. E Oscar, abbiamo parlato tutti adesso di te. Cos'è stato per te, Maria? Io posso dire grazie a tutti voi. Sono stati 3 anni meravigliosi. Non ci aspettavo che questa città mi riceve in questa maniera. Ma io sono molto felice, ma molto felice. E
difficile stare qui seduto e vedere tutti voi, è molto difficile, perché sono lacrime del paradiso, perché voi siete parte del mio cuore. Non è una bugia questo dico a tutti voi, che voi siete importanti, molto importanti per me. E quando mi hanno detto che Bavia voleva che io venisse, mamma mia, che allegria. E sono venuto. E chi è venuto qui stasera è amico mio. Vedo i miei compagni seduti lì, voi tutti quanti qua, la curva, là. Sembra che il tempo non è passato. Io ho visto questo palazzo strapieno di gente, tutta la gente che faceva sforzi per venire a vedere la partita, per tifare per Pavia, una cosa straordinaria. Voi potete tifare per la tua città, una cosa grande, enorme. Oscar, posso chiederti, invece, partendo dalla fine, cioè dall'ultima volta che ci siamo visti, io me lo ricordo bene, come hai ritrovato Pavia, Oscar? Come hai ritrovato Pavia, come hai ritrovato Barbara Bandina? Come hai ritrovato tutti noi? Bene, prima ho ritrovato questa signora. Sì. Che ha fatto di tutto per avermi qua a Pavia. È riuscita, una signora in mezzo agli uomini, si è riuscita, wow. Senti, quella Pavia che è andata in A2, a me è rimasta impressa, lo spettatore, tutti loro, mi è rimasta impressa perché è una squadra strana, era una terribile banda di tiratori, ma tu avevi sempre in campo, molti sono lì, no? Avevi sempre in campo 4 giocatori che potevano fare canestro da 3 punti, poi se non lo facevano non arrivavi tu, era una squadra molto particolare e molto bella. No? È vero, quando sono arrivato qui non c'era bisogno di più niente. Perché la mia squadra era pronta, eravamo pronti a salire, e avevamo il migliore allenatore che ho visto in vita mia, Tonino Sorsi. È stato questo, siamo saliti da uno. E i rapporti con Tonino come erano? Tonino voleva che io giocassi bene. Ah. E ha fatto tutti gli schemi perché alla fine voleva che io tiravo la palla. E loro lo sanno questo. Quello fallava il tiro. Mamma mia, che squadrone, avevamo uno squadrone.
mancava solo qualcuno come me che ci credeva in te ancora di più nella subita della squadra. Sai qual è stata alla fine la sfida? È stata che poi siamo andati da uno e ci siamo trovati la uno forse più forte di ogni epoca. Perché quell'anno lì, nello sport, nel basket, come nel calcio, eccetera, eravamo i più fighi d'Europa. E quindi qui venivano a giocare Tony Kukoc una volta, e Brian Ferri un'altra volta, e Mike D'Antoni un'altra volta. E quindi forse la nostra spiga è stata o no? Forse, non posso assicurare questo. Senti Oscar, voglio chiederti un'altra cosa importante, poi tu sei andato via di qui, poi sei tornato in Brasile e lì hai fatto una Olimpiade, quella di Atlanta 96, insomma, la tua carriera è andata avanti, è stata molto lunga, ti abbiamo fatto 45 anni e poi, questo ti voglio chiedere, hai dovuto giocare una partita più difficile. Com'è stata la partita più difficile? Era un giorno. Orlando, io facevo lo spa e mia moglie e mia figlia stavano nella piscina. All'improvviso, boom, sono svenuto e hanno chiamato 911, è venuto polizia, ambulanze, pompieri, tutti quanti per soccorrere me che stavo lì svenuto. In quel momento che mi portavano nell'ospedale, io mi sono visto in un evento nel Rio de Janeiro, le persone passavano sopra di me, sono arrivato nell'ospedale e il dottore ha detto, signor Schmidt, se sa dove sei stato? Sì, stavo nel Rio de Janeiro. Mio figlio mi ha detto, ma stiamo in Orlando, pa. Oh Filipe, tutto bene? E in quel momento lì, ho fatto risonanza, ho fatto quelle cose per verificare se c'avevo tumore e è venuto uno dei aiuti dell'ospedale, ha passato vicino a me dicendo ti avevo un tumore di 8 cm nella cabeza, puta che pariu, sarà che vuoi morire? Però non sono morto, non mi sono operato lì, io voglio andare in ospedale, ospedale che mi conosco, voglio essere paparicato, il termine che usiamo in Brasile per dire chi sta vicino a te, quelle cose lì. È stato un sacrificio essere liberato dell'ospedale degli stadi di Orlando, ma ce l'ho fatta e dopo ho parlato con il Papa, che per me è la maggior autorità che esiste nel pianeta Terra. Sono uscito di là curato. Io avevo la certezza che stavo curando. Che bello questo. E dopo è venuto il diavolo, dico lì il maligno, ho aperto le orecchie, ti hanno rotto qua e togliere questo dannato da lì. E la seconda volta ho fatto anche radioterapia. Io mi ricordo a mia moglie, quando mi sono svegliato dalla prima chirurgia, lei mi guardava così, ma sei bellino, Oscar, sei troppo bellino. Sono vivo, eh? Ed è stato così, una lotta, perché quando
scegliere. Tu devi scegliere una persona, il tuo dottore, e seguire lui. Se lui dice vai da quella parete lì e dai tre coccolate da parete, tu fai, perché sai che vale la pena. E lui mi ha curato. Dottor Osmar, è quasi Oscar. Ai ai ai. Allora, la signora Cristina, io l'ho vista per molti anni, era seduta circa lì. Ed era la più scatenata delle tifose di Oscar. A me faceva impazzire quando Oscar segnava e caricava il pubblico, no? Ma mi faceva impazzire uguale quando vedeva la signora Cristina che anche lei faceva così. Guarda, anche io sono emozionata, non so se riuscivo a parlare.
Andrea, Andrea Zatti ha fatto il liceo con me a 2 anni meno di me, ma non si direbbe professore. E io, allora, no, ci tengo, dato che siamo tutti qui, e che è questa specie di famiglia, a ricordare anche uno dei padri fondatori della pallacanestro di Pavia, che è importante quanto Ticino, forse di più, e che è il papà di Andrea, cioè Pier Gentino, l'ingegnere. Io voglio ricordare tanto. Torino Zozzi non c'è, mi dispiace molto perché è sempre molto divertente. Al figlio Caio non c'è perché è anche affaccendato a Scafati dalle parti di dove giocava a Mosca. Massimo Fiumini se c'è. Grazie.
Grazie Oscar. Vieni su. Girala. Teto News, l'essenza della notizia.